Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi torniamo su Craftopia, gioco che avevo portato oltre un anno fa, lo sviluppatore mi ha chiesto di farci un altro video. Sono uscite diverse cose in più, insomma gli aggiornamenti, però voglio parlarvene un pochino. La prima cosa che... le prime due cose. La prima è che quando l'avevamo provato un anno fa il multiplayer non c'era, era molto instabile, adesso è un po' più, diciamo, è disponibile, insomma, ottimizzato, può essere ancora piuttosto instabile. La seconda cosa, avevamo visto che creando un nuovo personaggio avevamo bloccate le razze e ora ci sono. La razza elfica vi dà dei malus alla vita massima, dei bonus al mana e al danno fisico inflitto un malus, insomma, e così il demone dovrebbe fare praticamente il contrario. Ma che cos'è Craftopia? Se questo è il primo video che vedete, sappiate che ho già fatto 3 video un anno fa, diviso in episodi, insomma, dove si tentava di scalare le ere. Questo è un mix. Dal punto di vista grafico e di gameplay, mi ricorda Genshin Impact e Zelda Breath of the Wild. A livello di meccaniche, puramente di meccaniche, parliamo di un gioco alla Factorio, alla Satisfactory, alla Wildlands e tanti altri, insomma, perché... Di cose da fare ce ne sono. Riprendo l'Indie World che avevo fatto un anno fa. Una delle novità che avevano annunciato a luglio, ma che probabilmente non riusciranno ad aggiungere entro la fine di quest'anno, è il mondo continuato. Perché se avete già visto il video lo saprete già, ma se no ve lo mostro io. Il mondo è creato a isole. Quindi adesso io, vabbè, a parte il fatto che questo è sempre divertente, che se colpite lui va giù e poi muore. E questi sono tutti i tutorial iniziali che vi spiegano le varie cose. Tra l'altro io attendo un parere vostro, perché potremmo farci anche una bella live, perché io qui ho creato già il campo, che è il campo fatto un anno fa, la partita ho ripreso quella, perché comunque ricominciare da capo sarebbe stata lunga. Qua vedete che è puramente stile un po' così, diciamo orientale come metodo di... La cosa che mi fa molto felice è il fatto che ogni cosa ha la sua durabilità e che voi per sbaglio potete anche andare a colpire le vostre facilities rompendole. Insomma, adesso io ho messo in produzione queste cose e dicevo, come vi ricorderete sicuramente, è fatto a isola il mondo e con il portale potete teletrasportarvi, quindi fare il vostro giacimento, insomma, il vostro insediamento, i giacimenti. E poi passare di isola. Mentre qua invece abbiamo la Frontier Age, la prossima siamo alla Agricultural Age, che avevamo raggiunto nello scorso episodio un anno fa, e ora facendo queste cose potremo passare alla Frontier Age. Praticamente con la Frontier Age inizieremo ad avere delle cose interessanti, perché inizieremo ad avere la possibilità di costruire la moto. Vi dicevo Satisfactory perché, ripeto, se io lo dico perché penso sempre che siate nuovi, a questo gioco soprattutto, potete creare le vostre catene di montaggio. Quindi in questo caso avete una serie di oggetti nuovi sterminato, e una serie, il conveyor belt, l'escavator, avete il motorcycle, i mezzi di trasporto, si può anche volare. E io vi ho detto Breath of the Wild e ovviamente qualcuno di voi avrà pensato, ma quale insulto? Avete anche pensato Genshin Impact, quale insulto? Allora vi dico subito che, vabbè, qua non vi potete arrampicare, però andiamo qua, faccio vedere il perché ho detto questa eresia. Vabbè, a parte che Fortnite anche ricorda come metodo di interazione con l'ambiente, vedete che poi traballa, si distrugge, esplode in mille pezzi che raccogliete. Questo, cioè, di cosa stiamo parlando? Poi un nuovo mezzo in sviluppo è il biplano, l'aereo, oltre alla moto. Ecco, cioè, di cosa parliamo? Vedete? Ok, non si arrampica, però va bene. Allora, sono stanco, adesso cammino piano. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è trovare il modo di fare la farina per cercare di cambiare, diciamo, età, era. E avevamo fatto un video anche su questa cosa qui, sulla mappa, sul fatto che abbiamo completato il dungeon, perché poi ci sono i dungeon, c'è un'ampia fase di leveling, siamo a livello 11 adesso, se non ricordo male,
Abbiamo un crafting personale dove possiamo fare i vari tavoli e abbiamo le missioni. Vabbè, in questo caso sono quelle tutorial che in pratica ci danno dei riconoscimenti. E anche sì, in interfaccia ricorda molto Genshin. Abbiamo le abilità Dodge Action, all'anno di vista, reworkata anche questa zona qui. Possiamo fare il level up spendendo delle risorse. Abbiamo la Dodge Action, praticamente movimento più C. Andiamo a fare la schivata che prima non avevamo, che è un bel passo in avanti. Abbiamo Picture Book con tutte le cose che abbiamo sbloccato e le blueprint che possiamo andare a sbloccare. Le skill Meditation, Detect, Acrobatic, abbiamo il Combat, abbiamo le abilità magiche, abbiamo le abilità Living, quindi le pozioni alchemiche, abbiamo il Trick, Play Dead. Che cos'è questo? Ah, è il finto morto per non farci colpire più dai nemici. Qua abbiamo il market dove possiamo andare a mandare un po' alla Stardew Valley vendere i nostri oggetti. E per il passaggio alla nuova era mi serve la farina e uno scudo di legno. Quindi lo scudo di legno si può fare tecnicamente alla workbench, credo. Adesso ci diamo un'occhiata e vediamolo, perché c'è anche il tavolo della creazione blacksmith, eccolo qua. Possiamo fare l'Iron Shield, ma mi chiede l'Iron Shield o il Wooden Shield? Copper Shield, mica poco. Vabbè, dai, vediamo se possiamo fare il Copper Shield. Il Copper Ingot, ok. In questo caso si va e si smelta. Poi, ovviamente, io ve lo continuo a ripetere. Fatemi sapere se lo volete vedere in live questo gioco, perché può essere veramente godibile. Il dubbio che ho è come fare la farina, e quindi in questo caso adesso ci andiamo a informare magari con un fuocarello o qualcosa. Adesso diamo un'occhiata. Ho fatto anche questo, che è la washing machine, che praticamente mi consente di lavare vedete? Lavare gli incantamenti dagli oggetti, quindi vabbè. Allora, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa di nuovo. Blacksmith Furnace, abbiamo il Cooking Facility che ci chiede il charcoal. Il charcoal tecnicamente lo dovremmo fare con il fuocherello adesso. Vi lascio un attimino in attesa, ci ritroviamo quando posso fare la postazione. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, adesso che sta sorgendo anche il sole, molto bello devo dire, dobbiamo farci un secchio, perché poi dovremo andare a bagnare il nostro campo, e andiamo a farci anche un campo di grano, perché il grano va prodotto. E per piantare, adesso qua non si zappa, ma c'è questa meccanica dove si va a creare direttamente il wheat field, si chiama, che ci richiede del log e della paglia. Quindi in questo caso andiamo a piazzarne 5, così lui inizia e produce. Intanto di là sta creando il charcoal che mi servirà anche per fare il fuocherello. Allora, in questo caso vedete, ho due oggetti, li trasferisco qua sotto. Posso cambiarlo? Sì. Al posto del detector, che è un'altra cosa che mi serve per il passaggio di zona. Quindi in questo caso possiamo andare a piazzare, lo seleziono e lo vado a piazzare. Allora, vediamo un po', rotate, RT. Non me lo piazza. No, me lo mette solo così. Vabbè, peccato però. Vedete, uno. Lo posso mettere di là. È un po' bruttino da vedere. Aspetta. No, vado a prendere anche gli altri. Ecco qui. Scassare la min. Ok, adesso direi che è andato, eh. Allora, rimettiamolo. Intanto ho mangiato perché ho bisogno. 1, 2 e 3. Ok, abbiamo bisogno dell'acqua, quindi a questo punto prendiamo il secchiello
Il sacchiello non so se adesso sia già pieno d'acqua o no. No. Lo riempiamo, ma lo possiamo riempire con l'acqua del mare. No, direi che è praticamente vuoto. No. Ok. Due. Sarà acqua di là. Andiamo a riempirlo, riempiamolo, non mi dà distinzione tra acqua salata e acqua dolce, quindi riempiamone un po'. Intanto mi sta diminuendo i secchi disponibili, me ne crafta 10 alla volta. Beh, riempiamoli tutti a sto punto, così almeno continuiamo la nostra opera per il passaggio di... Perché comunque, eventualmente in vista anche di una live, sarà interessante arrivare ad avere la zona giusta, l'era giusta in cui iniziare comunque una produzione. Ora. Ok. Ora. Stiamo bagnando tutti. Sì, molto semplificata, ma ci sta, devo dire. Comunque, non è male. Ok, possiamo andare a prendere il charcoal e ora vediamo se possiamo fare il fuoco. Il fuocherello sempre qui alla workbench. Vediamo un po' dov'è il fuoco. Eccolo qua. E il cooking pot. Sì, direi di sì. Facciamo questo. Craft. Tempo d'attesa minimo. Prendilo. E lo andiamo a posizionare. Lo metto qua magari al posto della... delle frecce. Le frecce le ho già equipaggiate, quindi non mi servono. Premo 5 e lo posiziono. E ora diamo un'occhiata anche a cosa serve. Vedete che poi va proprio a contatto col terreno, è proprio caduto. Possiamo fare la farina, in questo caso wet flour. Quindi dobbiamo farne una decina, quindi mi serviranno 20 di cose. Non ci mette neanche tanto a crescere, perché è un gioco studiato per poi essere pianificato sotto catena di montaggio. Perché poi se andate a vedere gli screen del gioco, gli screen e i video, i trailer, insomma, può essere tutto messo in automatico, quindi con macchine che passano e tagliano. E deve essere anche fighissimo giocandolo con amici. Cosa che mi urta terribilmente è questo passo qua che vorrei eliminare. Oh, molto bene. Ok, dai, a breve abbiamo... Oh, qua ci sono cose... Poi hanno aggiunto anche delle armi, adesso ci sono anche le armi da fuoco, oltre che le armi fantasy e ovviamente tutto quello che è il comparto della magia. Intanto io cavo perché ho questa mia malattia che voi conoscete bene, che è quella del mining, che adoro, senza motivo perché... allora, derivo forse da Ultima Online dove scavavo per denaro, a ore. Allora, dai, raccogliamo. Come faccio a raccogliere? Con la spada? Yappa. Yes. Molto bene. Quanto grano abbiamo? Poi ne abbiamo, credo si possa pensare di fare 10 di farina, no? Sugar cane, sì, la voglio. 10. Ne una decina. Tac. E abbiamo la nostra. Adesso mette quello che ci mette. Tanto qua ci sono le pecore. Mi chiedo se sia possibile prendergli la lana senza dover fare ogni volta una strage. E poi si ribellano, non vogliono sperarne di non sopravvivere. Intanto possiamo provare anche a fare questa cosa. Io ho avanzato... no, lo butto lì. 60, va bene. Da 4 minuti andrà a vendere. Vabbè, intanto qua dobbiamo nuovamente bagnare, quindi io faccio perché seleziono una volta ancora e vado col tasto destro, bagno il terreno. Poi vabbè, mi servirà sicuramente un'irrigazione automatica e probabilmente anche in una zona un po' più bella di questa. Comunque dovrò craftare altre cose. Ok, abbiamo fatto anche questo, il cooking pot, quindi possiamo fare il passaggio? No, mi manca il copper shield. Il copper shield, io stavo fondendo il copper, quindi tecnicamente adesso posso creare il mio copper shield perché ho fuso i lingotti che avevo. Quindi facciamoci il copper shield, col tasto E lo raccogliamo dal tavolo e andiamo sull'altare e via! Age Evolution.
o Evolution Age. Ok, in alto a destra ci sono le missioni così come c'erano l'altra volta. Adesso la prossima era sarà il Rinascimento e ci serviranno, vedete, abbiamo, e qua inizia già a prendere le forme di un Factorio, di un Satisfactory, i Cogwheel, quindi adesso non so come gli ingranaggi, insomma, l'acciaio, i Conveyor e il filetto di pesce. Ma, e tra l'altro, guardate cosa si sblocca nel Rinascimento, tipico oggetto rinascimentale, cosa avete pensato? Io intendevo la carabina a pietra focaia, mica l'elicottero. Però è fighissimo, lo voglio. 300 cavalli, 8 cilindri. Può stare in aria fermo, mamma mia che figata, lo voglio fare. E avremo anche la macchina assemblatrice, il cook automatico, l'assorbitore, il dropper, craft connector, che non so cosa sia. Però è fighissimo perché adesso abbiamo un sacco di altre cose che si possono fare, credo, sul crafting. Vediamo un po', sì, c'è questo che è il nuovo, throwing weapon. No, questo è... Puoi catturare mostri colpendoli con questo item. I mostri più deboli sono più facili da raccogliere. I mostri all'interno vanno all'interno di una dimensione. C'è una sfera poké in sintesi. Poi abbiamo il furniture workbench che avevamo già, quindi qua si possono fare i mobili perché dovremmo anche costruire casa. Abbiamo la machine factory per fabbricare veicoli e parti di veicolo. Ok, strutture in metallo. Questo è il breathing stand che avevamo già per fare le pozioni. Latter per fare headgear, quindi gli elmi e quelle cose lì, però l'avevamo già pure quello. Dovrebbe magari aver sbloccato anche qualcosa nella workbench. Repair station l'avevamo già, ecco abbiamo un po' di cose nuove. Livestock farm, permette di... è un mungitore automatico. Breeding facility. No, volevo vedere una cosa. Breed improvement plant. Praticamente può bagnare le piante questo? No, volevo vedere. Questo è large pot, dove c'è appunto uno screen dove fa vedere che si buttano gli animali all'interno e vengono cucinati in automatico. Però io volevo fare rotating saw, la sega rotante, per tagliare alberi in automatico. Abbiamo l'excavator, wood plank down base. Recupera il legno da vicino, cosa ci chiede? Ma è tutta roba, il generator. Generator, non abbiamo il cogwheel. Voglio fare questo, voglio vedere come funziona. Da fare qua. Sono curioso. Il gioco è intrigantissimo, ve lo dico, l'ho ripreso in mano e adesso magari ci mettiamo a fare qualcosa. Potremmo farci. Però adesso voglio vedere che cosa sto a fare. Quindi, wood plank down base. Cioè, scusami, io devo abbattere gli alberi e tu li accogli? No. Wood plank... Ah, l'ho ripreso. Okay. No, perché voglio capire esattamente cosa fa sto a fare, perché l'ho costruito, non mi è costato neanche... Però devo... Allora, vediamo un po'. Allora, drone base che recupera legno da vicino. Il drone... Ah, ok. Però ha bisogno di potenza, di un generatore. Quindi non abbiamo generatore vicino perché ci manca il cogwheel. Abbiamo reaping, machine work in progress, rotating saw. Battery, il bioetanolo si può fare, anche il carburante con il grano. Abbiamo anche la dinamite, il barile esplosivo. Voglio fare questo, voglio vedere se riesco a fare questo con l'iron ingot. E abbiamo anche il cannone, che spara qualsiasi cosa nell'aria. No, voglio farlo a 0 gradi. Facciamo una cosa, facciamo questo, che è fighissimo, così lo pianto qua vicino. Ed evito tutti i miei problemi. Poi voglio vedere se il transportation è attivo già da subito. Allora, adesso facciamo una prova, giusto così per... Mi metto qua sotto e anche questo. Me ne ha fatti 10, ok, metto qua al posto dell'uovo. Allora, il cannone lo mettiamo qua.
7, lo piazziamo qua. Lo voglio vedere se sparasti a fare qua. Funziona. Ma credo vada alimentato, eh. Boom. No! Ma no! Ah, ok, non è per sparare vicini, ma per mettermi all'interno e farmi sparare lontano. Va bene. Ok. Vediamo un po' questa invece adesso. Vediamo se funziona. Sarebbe da ruotare, ma... ma ho capito, ma... Funziona, questo sì, funziona in automatico. Perfetto, quindi piazzandolo... però non me lo fa ruotare come vorrei. Vediamo. Funziona così. E poi piazziamo l'altro lì. E così. E così. Ok. Quindi abbiamo il trasporto in automatico. Fantastico, fantastico. Davvero interessante. Quanto serva fino a un certo punto al momento, però posso anche recuperarlo col tasto E. Stiamo arrivando all'industria che conta finalmente. Quindi in sintesi, che dire, potremmo perderci per delle ore facendo questo, ma sappiamo anche che non è tutto, perché il gioco ha una fortissima componente di avventura, un po' come vi ho detto alla Zelda, quindi Craftopia è senz'altro uno dei giochi più intriganti usciti l'anno scorso, a settembre del 2020, che è stato aggiornato tantissimo quest'anno, e credo posso dire la sua anche in futuro. Ma adesso io ve lo ripeto per l'ultima volta, prima di salutarvi, se vi interessa vederlo in live, ovviamente mi aspetto come segno tangibile, perché magari qualcuno pesa, magari scrive il commento, non sa cosa scrivere, il mi piace al video. Ragazzi, con questo io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.